Il secondo punto chiave è che si tratta di una restituzione di facciata. Ottaviano si fa conferire infatti dal Senato il titolo di Augustus, venerabile nel 27 a.C. È un titolo onorifico che sancisce la superiore auctoritas del princeps, un'autorità che non corrisponde però a una precisa potestas, ma che di fatto colloca la sua figura al di sopra del Senato e delle altre magistrature. Lo testimoniano, in questo passo delle res geste, le onorificenze tributate a Ottaviano. La corona civica, che lo qualifica pubblicamente come salvatore della res pubblica, lo scudo dorato, dono del Senato, che ne riconosce la virtus, la clemenzia e la pietas, ovvero il valore in guerra, la clemenza nei confronti degli avversari e la devozione agli dei e allo Stato. Terzo punto chiave, superiore per auctoritas, Ottaviano è tuttavia pari per potestas agli altri magistrati che sono stati suoi colleghi e che hanno continuato a essere eletti secondo le procedure in vigore da secoli. Formalmente è così, ma non nella sostanza, dal momento che Augusto ricoprì in maniera continuativa due poteri chiave: l'imperium proconsulare, Maius, attraverso il quale egli governava tutte le province dell'impero, e la tribunicia potestas, che gli consentiva di controllare l'attività legislativa del Senato e dei consoli. Il Principato Augusteo, dunque, da un lato mantiene l'assetto istituzionale della res publica, dall'altro lo svuota di significato e trasforma di fatto Roma in uno Stato retto da un sovrano.